Bellino, Belisario, Benassi, Caccamo, sì. Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Diciassette consiglieri. Monica. Allora, abbiamo il numero legale, 17 consiglieri presenti, assente la Presidente Fantino e altri consiglieri, quindi possiamo aprire il Consiglio. 7 consiglieri assenti. Nomino quale scrutatori della seduta, consiglieri Caccamo, Cofano e Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza, grazie. Allora, faccio presente, comunico all'Aula che da parte della consigliera Lozzi è stata presentata una mozione articolo 58 avente ad oggetto una voragine aperta su via Pazzano e credo, allora, consultandomi anche con la segretaria del Consiglio, e si è aperta questa voragine sulla strada, quindi penso che l'urgenza ci sia e quindi la metto come ultimo punto in discussione in aula. Allora, andiamo col primo punto all'ordine del giorno. Vabbè, primo punto all'ordine del giorno, viabilità Cesare Baronio, proposta di risoluzione, fatta propria, presentata dai consiglieri Lanotte e Tutino, fatta propria dalla Commissione Quinta. Faccio presente che su questa risoluzione è stato presentato un emendamento, firma del consigliere Poli, dove dice aggiungere nella parte del risolve
c'è scritto di impegnare la Presidente e la Giunta ad intervenire presso gli uffici municipali e i dipartimenti competenti affinché aggiungere la frase ognuno per le rispettive prerogative. Io credo che non sia necessario, diciamo, discutere e mettere in votazione questo emendamento, lo facciamo proprio e si aggiunge, se tutti sono d'accordo, aggiungere, diciamo, all'atto, che non è che va a modificare o ad aggiungere qualche considerazione di carattere politico, diciamo, è solo una specificazione. Siamo tutti d'accordo su questo? Sì. Allora. Allora, viabilità Cesare Baronio, consigliere Cofano, presidente della commissione, presenta l'atto. Grazie Presidente, chiaramente condivido l'idea, insomma, di assumere l'emendamento, perché effettivamente, insomma, probabilmente era un refuso che andava comunque chiarito. Allora, la risoluzione su iniziativa dei consiglieri Tudino e Lanotte è stata elaborata, discussa e modificata in commissione. E il tema di quel quadrante è un tema molto importante, perché verte comunque su un quadrante piuttosto compromesso ormai da circa 15 anni, con innanzitutto la nascita del PUP di Piazza Cesare Baronio, che fu in qualche modo l'inizio un po' della problematica della viabilità di via Cesare Baronio, problematica che si è avviata con l'introduzione di un jersey in cemento in prossimità dell'incrocio con via Farina e via Vannucci, che ha di fatto interrotto la viabilità di via Cesare Baronio. E oltretutto in questo quindicennio comunque ci sono state un susseguirsi anche di mutazioni dal punto di vista del trasporto pubblico, con l'introduzione di fermate provvisorie che non erano sempre funzionali rispetto alle esigenze degli utenti, come per esempio l'assenza di una fermata degli stessi bus in prossimità della metro Furio Camillo, e anche talvolta anche delle mancanze dal punto di vista, insomma, ambientale, perché essendo un tratto di strada bloccato anche dal punto di vista di rifiuti, si sono verificate nel corso degli anni parecchi impedimenti e problematiche. Per cui in seguito con l'apertura del centro commerciale a Pio Primo e lo stato di avanzamento anche per ciò che attiene la parte pubblica, che comunque è ancora lontanissima dall'essere perfezionata, ha aggravato ancora di più una situazione già piuttosto precaria. Per queste ragioni la risoluzione si pone come obiettivo quello di ripristinare immediatamente la viabilità a partire dalla rimozione del New Jersey di cemento e la riapertura di via Giuseppe La Farina, che si effettui anche una riqualificazione funzionale rispetto appunto all'impatto ambientale di quel quadrante lì, e che venga istituita una fermata autobus in prossimità della metro Furio Camillo, proprio per ricollegarci a quella funzionalità di integrazione fra trasporto pubblico che in quel quadrante verso la fermata metro Furio Camillo è mancata negli anni. Queste sono state, insomma, le ragioni che hanno portato avanti i due consiglieri che hanno portato la risoluzione in commissione. Con qualche modifica è stata votata all'unanimità dalla commissione tutta, e auspico che questo stesso giudizio possa essere dato oggi in aula. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Allora apriamo la discussione. Chi ritiene di intervenire? Consigliera Lancia, prego. Sì, grazie Presidente. Il problema di via Cesare Baronio è un problema che riguarda il nostro municipio per tanti aspetti, cioè sono tantissime le opere realizzate male
e non collaudate e non acquisite al patrimonio né municipale né comunale sulle quali non si può intervenire. Quindi ritengo questa risoluzione importantissima, perché avere una strada chiusa per 15 anni solo per mancanza di collaudo è una vergogna incredibile, e spero che prossimamente si affronteranno anche gli altri aspetti, le altre problematicità di strade, marciapiedi e quant'altro non collaudate e abbandonate a se stesse. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Consigliera Lanotte, prego. Non so per quale motivo si sia fatto il discorso dell'emendamento, perché per noi era quasi scontato che ogni ufficio lavorasse per le proprie competenze, e spero che questo non serva a giocare come si usa purtroppo a scaricabarile. Quindi insomma, per 15 anni, come diceva la consigliera Lancia, è stato un quadrante ed è ancora rimasto così inerme senza che nessuno faccia qualcosa. Quindi non vorrei che aggiungere queste cose significa soltanto giustificare quello che non si è fatto sinora, e quindi di conseguenza dire: bene, se non si è fatto sinora è perché non c'erano le competenze, non si farà neanche da domani in poi. Sarà premura comunque, spero, dei consiglieri che l'hanno firmato, che l'hanno votato, controllare che venga fatto almeno qualcosa. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica, prego. Grazie Presidente. Come lista civica esprimeremo voto favorevole. Riteniamo chiaramente, avendo scelto di sostenerlo, questo atto come un momento importante di quel percorso che abbiamo già intrapreso nei confronti di tutto quel quadrante, ovvero con un occhio molto attento sul centro commerciale Appio Primo, sul completamento della funzione pubblica di quel luogo e quindi sul completamento e la riapertura di via Cesare Baronio. Sono atti importanti che, come è stato rilevato, devono portare anche a una riflessione più generale su tutto quel corridoio che attraversa in realtà anche via Nocera Umbra, via Furio Camillo, per riunirsi al verde dall'altra parte di questo corridoio. E quindi certamente come lista civica esprimeremo un voto favorevole. Grazie. C'è altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Grazie Presidente. Allora, per dichiarazione di voto, Fratelli d'Italia è ovviamente d'accordo, ma per un semplice motivo: portare questa risoluzione in capo qui al municipio significa impegnare questo municipio a fare la propria parte. Ora, per evitare che, come sentivo, che l'emendamento apportato possa dare, spero di no, quell'alea di non continuità fra municipio e dipartimento, quindi il Comune di Roma, perché per le varie competenze poi succede che ognuno poi si occupa solo di quello che è previsto. Allora, mi auguro che questo non accada, ma a maggior ragione questo municipio, anche dovendosi rapportare, dovendosi confrontare con l'amministrazione centrale, abbia il coraggio, la forza, dietro questo documento, di poter comunque sollecitare e fare quello che è di propria competenza, ma anche andare oltre l'ostacolo, cioè anche portare il cuore oltre lo steccato, perché se è una cosa che ci tiene e che ha voglia comunque di mettere in evidenza, io penso che anche il municipio abbia lo strumento per poter comunque mettere in condizione l'amministrazione centrale di dare il proprio contributo. Quindi, a riprova di tutto ciò, Fratelli d'Italia è concorde. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Segretario del PD, prego. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, perché il Presidente della Commissione ha esaminato l'argomento in Commissione con vari interventi da molti consiglieri, però questo deve essere un primo
documento di accelerazione, perché quel quadrante è quasi gli arresti domiciliari. Quel quadrante, non conoscendolo bene, tra l'altro lo dico ai consiglieri del nono, perché noi ancora non abbiamo metabolizzato l'ex nono all'ex decimo, ci stanno i consiglieri dell'ex nono, no, io presidente, no, mi aspettavo perché so che a lei le interessa quello che dico io, e allora grazie, e, no, perché sai, era coperto proprio, era quasi, no Bastino, era proprio nano. Detto questo, è come sparare sulla Croce Rossa su Villa, lo so, capisco. Detto questo, però lì c'è un problema, Presidente. Mercato che deve essere spostato. Il mercato deve essere spostato. E dobbiamo aiutare quelli che la mattina alle 4 iniziano ad apparecchiare il mercato. E perciò noi siamo i consiglieri di chi lavora. I consiglieri di... Comunque, la faccio molto breve perché sennò non vorrei che lei mi riprenda di passare alla dichiarazione di voto e perciò faccio la dichiarazione. Però ci tengo, adesso avrei voluto vedere anche l'assessore, non l'abbiamo visto in commissione, l'avrei voluto vedere anche in consiglio, perché poi alla fine se l'assessore lo vedremo alla cassa quando percepisce lo stipendio, vorrei vederlo. Quindi, anche quando... Quindi, il gruppo PD come vota? Vota, se lei vuole, favorevole. Grazie. Grazie. A lei quando le tocco l'assessore è come toccassi la sua... Grazie, vita. Consigliere Sterità. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo una controprova veloce, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, approvato all'unanimità con 18 voti a favore. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Stanno facendo le fotocopie. Allora. Proposta di risoluzione di iniziative dei consiglieri Tutino e Lattaca, modificata e fatta propria dalla Commissione prima, legalità e tutela del verde pubblico, rimozione, abusi e pubblico utilizzo terreno comunale di Giardini di Tormezzavia. Presidente della Commissione, prego. Colleghi, velocemente perché come consuetudine vorrei lasciare ai proponenti lo spazio che gli è proprio per l'illustrazione. La Commissione ha dedicato una seduta a questa proposta di risoluzione dei colleghi Tutino e Lattaca. E non c'è stata nessuna osservazione, nessuna richiesta di integrazione o modificazione perché tutti i consiglieri hanno ritenuto che il testo fosse accoglibile e quindi da portare con l'immediatezza alle valutazioni del Consiglio. Si tratta essenzialmente dell'occupazione abusiva di un terreno che si trova in una delle parti più periferiche del nostro territorio, in zona Anagnina, terreno che è stato inizialmente occupato, poi liberato, nuovamente occupato impropriamente ovviamente, segnalazione che è stata effettuata anche in occasione degli incontri che si sono celebrati qui in municipio alla presenza del prefetto Gabrielli. Argomento che potrebbe sembrare spinoso ma che la Commissione non ha obiettato e quindi con quello spirito di positività che la Commissione ha ritenuto di porre
per il vaglio del Consiglio, altrettanto oggi la valutiamo con semplicità e molta coerenza rispetto all'operato che finora abbiamo posto su questo tipo di argomenti. Grazie. Grazie consigliere Poli. A proposito delle sue considerazioni, faccio presente che nell'atto che è stato depositato all'ufficio consiglio, nel parere espresso, c'è scritto parere favorevole ed eventuale con alcune integrazioni e modificazioni nel testo allegato, nel testo presentato. Evidentemente in commissione il testo che era stato presentato è stato integrato e modificato. Questo è nel verbale della commissione. Sta nel corpo della delibera, della risoluzione. Allora, apriamo la discussione. Quell'atto che ci avete? L'atto che ci avete. Allora, ci sono richieste di intervento? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Sarò e saremo brevi anche in questo caso, perché la situazione è al tempo stesso un po' ingarbugliata ma anche molto semplice. Ingarbugliata perché vi è una situazione di illegalità che è stata più volte rilevata, anche, questo occorre dirlo, alla presenza per due volte del prefetto Gabrielli, che si è impegnato a risolvere questa questione. E già vi era stato uno sgombero nel 2009, quindi ingarbugliata nel senso che in realtà che non si capisce perché non venga affrontata. Eppure in quella zona e in quelle aree vi è un grande bisogno di riportare un senso di città e di cittadinanza che funzioni e si svolga nel rispetto di ciascuno e di tutti e degli impegni presi dall'amministrazione per il completamento dei piani di zona e nella salvaguardia di un'area comunale verde che come tale deve essere mantenuta, invece viene indebitamente tenuta chiusa da non si sa chi o da si sa chi. Questa situazione il prefetto si era impegnato a risolverla, noi richiamiamo l'amministrazione ai propri impegni. Grazie. Grazie a lei. Allora, altri interventi? Consigliere Matrona, la prego. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo così. Questa mattina c'è stato uno screzio in commissione sulla predisposizione di un ordine del giorno un po' anomalo, un po' strano, che andava a toccare un'altra commissione. Io adesso leggo legalità e tutela. Legalità e tutela, credo che ci sia una commissione che tratta la legalità e un altro che tratta la tutela ambientale, credo. La cui delega è in mano alla Presidente Fantino. Io ho convocato la Commissione Legalità e Sicurezza, non ho espresso parere perché l'aveva già espresso la tutela, la Commissione Urbanistica, però a me mi è arrivata una lettera da parte dei Vigili dove mi dicevano che in riferimento alla nota in oggetto, si parlava di via Jacobi e Renato Salvatori, in cui si chiarisce la posizione del, mi hanno detto nome e cognome, quale utilizzatore abusivo dell'area suddetta per il pascolo dei cavalli. Cioè mi hanno scritto a me come legalità e sicurezza, mentre il parere è stato espresso dalla commissione urbanistica. Non ci stanno problemi, però soltanto per dire che questa mattina a momenti volavano i tavolini, ci è mancato poco tranne la commissione scuola, perché qualcuno... Mi dispiace Presidente Poli, però qualcuno, ovvero lei questa mattina, aveva detto chiaro e tondo che quell'ordine del giorno non era di competenza della scuola, ma era di competenza della commissione dalla presieduta. Adesso mi chiedo, perché la stessa cosa non è stata fatta con la sua commissione, visto che era un tema che trattava la legalità e la sicurezza? È stato espresso un parere a me. Sinceramente che avete espresso sono contento perché avete levato una castagna dal fuoco,
questo punto, visto che continuano a tagliare le gomme, quindi questo è un problema vostro. Però la prossima volta, prima di fare, di creare problemi nelle commissioni, perché una commissione o l'altra scrive o prescrive quell'ordine del giorno che è di competenza di un'altra commissione, beh, guardiamo un attimo quello che facciamo dentro casa nostra. Io stavolta sono passato sopra tranquillamente, beato, perché giustamente legalità e sicurezza è una cosa, tutela ambientale un altro, il terreno è del Comune di Roma, come si dice qui, l'occupante, mi hanno riferito che addirittura qualche giorno fa, circa 10 giorni fa, una bambina stava dando da mangiare al cavallo e pare che questo cavallo l'abbia azzannata, addentata e l'abbia sbattuta contro una recinzione. Però questa è una storia che va avanti da molto, da tanto tempo, non è soltanto perché è venuto il prefetto a raccontarci le favole, perché è venuto a raccontare un giorno le favole, il secondo giorno è ritornato a raccontare le favole, che non aveva, ovvero non aveva preso nessun provvedimento su quello che aveva detto, doveva tornare martedì il nostro prefetto per dirci cosa doveva fare e cosa avrebbe fatto, non è venuto perché giustamente aveva capito che quello che ha detto nel primo incontro non l'ha riportato nel secondo incontro e è scappato nel terzo incontro. Ha preferito, perché magari questo sarebbe stato un tema, quello di Tor di Mezza Via, come sarebbe stato il tema della Barbuda, che continuano a bruciare, fuochi notturni continuano tranquillamente, tranquillano, però lui l'unica cosa che ha fatto è messo davanti all'entrata una pattuglia di vigili che sono un po' arrabbiati, perché magari sono i vigili dell'ex nono che vengono spostati di notte nell'ex decimo alla Barbuda a fare servizio di notte in mezzo ai topi e quant'altro, e non risolvono il problema. Detto questo, lo annuncio adesso, comunque il voto di Forza Italia è favorevole, per carità, ci mancherebbe, perché fino a che si tratta di legalità e sicurezza noi siamo sempre favorevoli. Certo, quando sentiamo un consiglio, vabbè, lascio perdere perché sennò vado a litigare con Stellitano, lascio perdere. E vabbè, esprimiamo, basta, mi chiudo qui. Grazie. Mi chiudo. Ci sono altri interventi? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Sì, in riferimento a quello che diceva adesso il collega molto affettuosamente, voglio far notare che non ho pregiudicato e prevaricato nessun tipo di commissione, perché l'atto, la proposta di risoluzione è stata trasmessa dagli uffici alla prima commissione e alla commissione legalità e sicurezza. Se la commissione legalità e sicurezza ha ritenuto di non esprimere il parere e di non confrontarsi con l'altra commissione, voglio dire, io il mio lavoro cerco di farlo sempre al meglio e nel rispetto del regolamento, per cui il richiamo del collega inopportuno, e comprendo, insomma, visto che sta a presidenza di quella commissione, per il maxi accordo che è stato raggiunto, per cui stendiamo veramente un velo pietoso su questa storia. Allora, scusate, per cortesia, altri interventi? Consigliere Lozzi, prego. Noi naturalmente siamo a favore di questa proposta di risoluzione per un semplice motivo, che riteniamo assurdo che ci sono interi territori di questo municipio in mano alla criminalità e nessuno riesce ad intervenire in modo definitivo. Abbiamo l'esempio di via Flavio Stilicone, dove avevano iniziato gli sgomberi, però guarda caso, per chissà sempre quale motivo, vengono interrotti e non portati a termine, mentre quando poi devono mettere in mezzo alla strada le persone oneste o che occupano perché hanno bisogno di emergenza abitativa si riesce subito. Non si riesce a liberare un'area pubblica da 2 cavalli, 3 cavalli, quanti siano non lo so. È assurdo che persone che vivono la loro vita fuori dalla legalità, nel mancato rispetto totale delle leggi, non siano mai perseguiti da nessuno. Si lascia sempre correre la ragione. Il consigliere Matrona è venuto qua 2 volte, il prefetto,
prendendo degli impegni, eppure non è riuscito a portarne a termine nessuno. Alla Barbuta è riuscito a mettere una pattuglia della polizia locale. Probabilmente eravamo capaci anche noi come municipio a chiedere alle persone della polizia locale, al comandante della polizia locale, di metterci a disposizione una pattuglia. Forse non l'abbiamo fatto perché loro probabilmente sono impegnati su altri campi e avevano altre cose da fare, là forse servivano forze dell'ordine di natura diversa. Speriamo che in questo caso, visto che si tratta dei cavalli, riescano a liberare l'area, e a questo punto mi auguro che gli sequestrino anche i cavalli, che forse vanno a fare una vita migliore rispetto a quella che fanno adesso con queste persone. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Consigliere Giuliano, prego. Allora, Presidente, io sono dell'avviso che una risoluzione e una mozione non si nega a nessuno, nel senso... Presidente, che però il consigliere Giuliano fa piangere i bambini. E allora come facciamo? Si deve smettere. I bambini hanno anche diritto di piangere. Prego, consigliere Giuliano. Facciamogli mettere il ciuccio, così almeno non piangono più. Va bene. Allora, dicevo che non si nega nessuno, né una risoluzione né una mozione. È ovvio, sono gli strumenti che hanno i consiglieri e le commissioni per poter portare avanti certe dinamiche politiche. Però la riflessione che mi viene nell'essere d'accordo, ovviamente, nel far diciamo andar via chi ha occupato un terreno in modo improprio, la riflessione che mi viene spontanea è quello che noi abbiamo in questa fase un commissario che è, diciamo, relegato alla sicurezza e al giubileo, che è Gabrielli, che comunque ha tenuto conto di un elenco di situazioni che ha preso dai vari municipi per poter intervenire, ma mica tutto insieme, ci mancherebbe, ma in un modo graduale per poter togliere quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza. Ora, già il modo in cui un dipendente dello Stato, un funzionario dello Stato si pone in una istituzione come quella municipale è sbagliato, io lo dico già da tempo, perché dovrebbe avere a che fare con l'istituzione, dovrebbe avere a che fare con questo consiglio, con la rappresentanza democratica di questo territorio, per cercare di capire quello che serve, quali sono le priorità e quali sono l'elenco, insomma, quello ovviamente quello indispensabile per poter intervenire e dare delle risposte. Mentre il percorso effettuato dallo stesso è totalmente diverso, quindi lui viene qui, fa la passerella come l'ha fatta in tutti gli altri municipi, per cercare di carpire dalla gente, dal singolo, dalle associazioni, dal territorio, di carpire quello che può essere l'intervento da fare per dare delle risposte. Ad oggi noi siamo ancora in attesa di avere dei risultati, ma la cosa che comunque non torna è che non si riesce ad ottenere nessun risultato, neanche una situazione come questa, che servirebbe veramente 25 centesimi di secondo per poter intervenire. Ora, quali sono le motivazioni? Non sta a noi cercare di capire quali possano essere i motivi che rendono questi interventi inefficaci o perlomeno o addirittura non diretti e operativi. Però rimane una delusione, cioè il quadro in cui noi ci troviamo, quindi ecco perché dicevo all'inizio una risoluzione e una mozione non si lega a nessuno. Noi facciamo, noi mettiamo sul tavolo, mettiamo in campo degli atti, però poi bisogna capire che questi atti non è detto che arrivino, cioè nella maggior parte dei casi sono degli elementi, sono delle scelte politiche che poi rimangono vane. E questo poi è quello che rimane di deludente per quanto riguarda il compito istituzionale, perché poi quello che arriva sul territorio alla gente è che non c'è un interesse, non c'è la volontà, non c'è una concretezza. Però poi ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati, ci sono delle figure che sono preposte e che invece oggi non si riesce a far funzionare. Quindi nell'essere d'accordo, per l'amor di Dio, va benissimo, sono cose che quando vengono portate in consiglio hanno nella maggior parte dei casi
la convergenza politica totale del Consiglio, però poi quello che manca è che qualcuno lo deve portare avanti questa storia, e quindi una risoluzione che chi impegna il nostro Presidente, e il nostro Presidente è chi per lui, deve essere attivo in questo senso, anche se non ha competenze dirette deve comunque mostrarsi disponibile ad andare a livelli più alti per porre la questione in modo e in termini certi, perché se non abbiamo neanche questo rimane tutto carta straccia. Immaginiamo se il nostro rappresentante istituzionale non facesse niente di ciò, quindi diventa complicato. Allora è bene che si sappia che quando poi parleremo anche di altri argomenti ci deve essere un percorso da fare. Si fa la discussione in commissione, si porta l'atto in consiglio e poi c'è chi, il presidente e la giunta, che devono operare. A me non mi meraviglia che non ci sono, perché siamo abituati, ok? Poi da quando si è sciolto il comune, no? Non c'è neanche la volontà di essere presenti. Sembra che noi siamo orfani anche della nostra giunta e del nostro presidente. Ma non manca quando deve fare, come l'altro giorno ha fatto, no, l'assemblea partecipata per il bilancio e spiegare tutto quello che doveva dire con le varie cifrette eccetera eccetera. Va bene anche quello, ma un minimo di rispetto per l'aula istituzionale ci deve essere. Ma detto ciò, andiamo al concreto. Bisogna intervenire, utilizzare le figure preposte, ok? Noi il nostro l'abbiamo fatto, però dobbiamo anche come istituzione metterci di più. Come per il discorso di Cesare Baronio, è uguale, la carta c'è, la convergenza c'è, ma se gli strumenti non vengono messi in funzione rimane tutto come prima. Grazie consigliere Giuliano, faccio presente che la Presidente è partita, sta fuori dall'Italia, quindi non è presente. Consigliere Stelitano, prego. Sì, grazie Presidente. Signori consiglieri. Prego, consigliere Stelitano. Si poteva presentare in Argentina la signora Presidente? Sta più in Argentina che in Italia. Io sinceramente sono un po' arrabbiato. Torniamo un attimo all'argomento, grazie. Sì, Presidente. Allora, andiamo per ordine, perché fare le marchette elettorali a quasi 2 mesi dalla inizio della consigliatura, siamo tutti bravi, capaci. La Presidente convoca i comitati di quartiere, gli aggiunti, affini, qualcuno gli deve spiegare che non la votano, o se la votano, la votano qualche nostalgico. Detto questo è un argomento importantissimo, è quasi importante, quasi consigliere Giuliano, come via Polia, perché quel terreno a via Polia, che via Mantea, è stato... I nostri cittadini, dico i nostri perché noi siamo vicini di casa, sempre all'opposizione, io con lei e anche lei con me, purtroppo fa malissimo essere opposizione a me perché io non... Però i nostri concittadini di statuario si sono dati da fare, si sono rimboccati le maniche, hanno pulito il giardino, hanno sistemato, hanno messo i cagnolini, eccetera, eccetera. Le piante... La luce, l'hanno ristrutturata, tutte cose belle, giuste, che io ringrazio. La stessa cosa si può fare in questo terreno. La diamo al comitato di quartiere, a un gruppo di cittadini che vogliono vedere il pulito, una bella aria cani, tanto ormai siamo più cani che cittadini, i momenti, perché, pur tuo nonno? Sì, ma non votano. No, scherzo. No, la mia preoccupazione è che seguire le chimere senza affrontare il problema, a mio parere, mi dispiace. Perciò io la mia preghiera a questa mozione, il consigliere Poli, che adesso sta litigata tra i due autorevolissimi abusivi consigli e presidenti, perché uno si lamenta, l'altro si lamenta pure, dovrebbe ricordarsi perché ha avuto qua la commissione, ma questo è un altro film, lo vedremo durante la prossima consigliatura. Si è ritardato, per favore. Io sto facendo l'intervento. Prego. Lei non mi può dire quello, non può. Prego, consigliere Stelitano. Torniamo al merito dell'argomento. È finita la festa, caro consigliere presidente. È finita la festa. Bene, non è mai cominciata. Perciò, prego, consigliere Stelitano. Perciò ognuno deve dire quello che pensa.
anche non pensando a quello che diceva, tanto non conta un cavolo. Detto questo, la mia preoccupazione è che questa mozione è una mozione importantissima, ma è in ritardo. È una mozione che la Giunta deve fare, non doveva portarla in consiglio, come fa tante cose che non ce le dice. Io faccio parte della Commissione Controllo e Garanzia, Presidente Villa, e vedo delle cose che mi preoccupano, e lei come Presidente e il suo Vicepresidente lei si distrae, Presidente. Lo so, ma perché io ci tengo alla sua presenza. Il ruolo è ingrato. Prego. Dicevo che questa mozione è una mozione importantissima. Anzi, le chiederei la possibilità di sentire anche il comitato di quartiere di quel quadrante. Il signor Fratini. Ho già una richiesta di un cittadino del comitato di quartiere. Il signor Fratini è uno che conosce la materia più di tutti noi messi insieme. Anzi, più di tutti voi che io la conosco. Detto questo, io mi auguro che questo documento così passato in una commissione solo, io purtroppo non la so, e mi rivolgo al vice capogruppo, io questa cosa non l'ho vista al gruppo, e perciò io prima di vederla, prima di portarla in aula, la voglio vedere al gruppo del Partito Democratico, se no significa che non faccio più parte del Partito Democratico. O non c'è più il Partito Democratico? Oh, questo lo dobbiamo dire. Scusate, per cortesia. Lo dobbiamo dire. Allora, scusate, non è possibile, scusate. Qualsiasi indiano, mi raccomando, per cortesia, la richiamo a discutere del merito di cui stiamo parlando. Per favore. Sto discutendo nel merito. Per favore. Perché questo documento non può essere discusso solamente in una commissione. Prego, consenso. Deve essere discusso bene in più commissioni. Qui ci sta bene anche il sociale, Presidente. Perché se ci mandiamo dei bambini o dei ragazzi che devono sistemare questo problema, lo deve sapere anche la Commissione Servizi Sociali. E adesso non mi voglio arrabbiare e concludo qui, però non va bene così. Grazie. Allora, altri interventi? Allora, non ci sono altri, scusate, per cortesia, ci sono altri interventi? Consigliere Laddaga, prego. Difficile intervenire dopo un intervento così accalorato e sul pezzo dell'atto che stiamo votando. E abbiamo proposto quest'atto perché a conoscenza di una questione che il Comitato di Quartiere sottopone, ha sottoposto in più sedi, in più occasioni, e perché per quanto ci riguarda fa parte di una serie di situazioni in cui dobbiamo ribadire con forza da che parte stiamo. In una situazione cittadina generalizzata che soffre di alcuni problemi e di alcune carenze, lo sappiamo, soprattutto negli ultimi tempi, ci sono purtroppo delle zone del nostro municipio che più di altre, ecco, sentono, o meglio non sentono, la presenza in molte situazioni dell'amministrazione, non sentono la presenza dello Stato, di chi li governa o dovrebbe governarli. Penso al quartiere di Gregna, penso al quartiere della Romanina, penso al quartiere di Centroni, insomma altri quartieri, ovviamente soprattutto quelli extra gra, che hanno in questo senso più carenze, più difficoltà, e nei confronti dei quali credo che come Consiglio e come Comune avanziamo qualcosa, e quindi dobbiamo farci sentire con più forza, farci sentire, o quantomeno accompagnare i cittadini in alcune rimostranze, in alcune rivendicazioni. Anche perché questo è uno di quei casi, come altri, in cui l'amministrazione arriva fino a un certo punto e poi quello che ha fatto, laddove è intervenuta, se si interrompe diventa tutto inutile e diventa l'ennesimo esempio in cui i cittadini pensano che si fanno alcune cose forse tanto per farle e non si va fino in fondo. Penso, insomma, è di questi giorni l'ennesima polemica su Via Alba Longa, dove c'è stato un intervento importante, dove alcuni provvedimenti sono stati richiesti per anni e insomma l'abbiamo fatto anche da questo consiglio, da quest'aula, e dove un intervento che doveva essere provvisorio purtroppo rischia di diventare definitivo, ma
in modo assolutamente non adeguato, e penso ovviamente a quest'area del quartiere di Tor di Mezzavia, dove sono già stati fatti degli sgombri, dove sono stati fatti degli interventi e dove però qualcuno continua a pensare che quella è casa sua e può fare come vuole. Ecco, con la presentazione di quest'atto noi volevamo che tutto il Consiglio ribadisse che no, lì non si può fare come si vuole, quella non è casa di qualcuno ma è un terreno pubblico che ha altre destinazioni d'uso. Quindi concordo con qualche collega che mi ha preceduto, lo sgombro da solo non serve se continuiamo a tenere quell'area libera, vuota e abbandonata, quindi allo sgombro deve seguire poi velocemente qualcos'altro, diamolo al comitato di quartiere, facciamo in modo che le associazioni lì del territorio possano gestirla autonomamente, tanto insomma, purtroppo vediamo che in questi mesi spesso i cittadini che si auto-organizzano sono molto più bravi e più presenti purtroppo dell'amministrazione che insomma sappiamo per molti problemi poi purtroppo non riesce ad intervenire dappertutto. Quindi insomma mi auguro che quest'atto sia votato da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, perché appunto come Consiglio intero ribadiamo che in quell'area deve essere ripristinata velocemente la legalità e deve essere ribadito che quello è un posto dei cittadini, del quartiere e di tutti e non solo di qualcuno. Grazie. Grazie a lei, consigliere Laldaca. Allora, ci sono altri interventi, ha chiesto di intervenire signor Fratini, rappresentante del comitato di quartiere Giardino di Mezzavia. Ha 5 minuti. Buonasera a tutti, sono Fernando Fratini. Esatto, siccome il consiglio viene registrato, non ho problemi. Autorizza l'operatore? Ho autorizzato già. Allora, sono Fratini Fernando, il presidente del consorzio Giardini Tor di Mezzavia, dove il confine è l'area che oggi state voi discutendo per quanto riguarda la sicurezza e l'occupazione di terzi con cavalli, eccetera. Allora, prima ha fatto riferimento il consigliere Motronola per quanto riguardava ultimamente circa 25 giorni fa. E Matronola, quello Motronola. Matronola, vabbè, perché avevo un collega che si chiamava così. Comunque, circa 25 giorni fa o forse un mese, ultimamente è stata morsa una bambina. Ma io vedo tutte le mattine, perché io sono il presidente del consorzio, oltre che abito lì e oltre che sono un facente parte del comitato di quartiere. Giuliano, mi conosci? Quindi abbiamo un grave problema lì di sicurezza doppia, che è riferito a questi cavalli che sistematicamente tutte le mattine vengono abbeverati o comunque con le cretinaggini delle mamme o delle nonne gli si avvicinano, considerando che a 5 metri c'è un asilo nido, gli si avvicinano porgendogli quello che si dà normalmente a questi cavalli. I cavalli sono animali, pertanto sembrano buoni, però ogni tanto irribidiscono, vabbè, e hanno ultimamente calciato. Ma non solo questo, circa nel mese di giugno, dove era presente il consigliere che accompagnava l'assessore, la presidente Susi Fantino, eravamo noi del comitato di quartiere in presenza della presidente e del consigliere in visita per varie mi pare che accompagnava lei, si ricorda quando... No, mi sbaglio, allora vabbè, un consigliere accompagnò la presidente del municipio e noi del comitato di quartiere facemmo un giro per il quartiere per segnalare tutte le anomalie e le dimostranze nostre dei cittadini inevase da questo municipio, con tanto di lettere, documentazioni e pubblicazioni sul nostro sito Comitato di Quartiere Giardini Tor di Mezzavia. E allora, anche in quell'occasione un cavallo sciolto, anzi ne erano due, ci seguiva fino a che ha morso un consigliere nostro. Quindi non è la prima volta. E quindi questa è una cosa che non dà certo sicurezza. È stato menzionato prima il discorso di assegnare quest'area pubblica destinata a verde pubblico, attrezzature sportive, ad attività del quartiere che gravano circa 10.000 metri, mi pare scarsi, o 14.000,
che gravano su un'area di legge 167. Noi più volte come comitato di quartiere, siccome che i volontari non sono solo quelli che si vedono qui a Cinecittà, ma ci sono oltre al raccordo anulare anche nel nostro quartiere, che puliscono tutte le aree. Allora queste persone più volte hanno espresso il desiderio di prendersi loro carico dell'affidamento di quest'area. Logicamente quest'area deve essere, come abbiamo denunciato, deve essere bonificata, perché attualmente è in uno stato di degrado e è a ridosso e fronte chiesa. Vi premetto che l'area attigua è fronte alla chiesa e c'è un piano particolareggiato che potrebbe essere approvato, anche se è uno stralcio di 3 piani. Approviamolo questo stralcio, a meno si può dare una piazza decente e decorosa alla via Nocara, che è la strada, l'unica strada che accede alla chiesa. Approfitto per dire ai consiglieri che abbiamo un grave problema di sicurezza per i cittadini e per i parrocchiani su via Zacarise. D'accordo con il servizio dell'ufficio UOT, nel mese di ottobre dello scorso anno, per il grado di impercorribilità della strada via Zacarise, che è l'unica strada che accede alla via della chiesa, sono stati a spese dei frontisti proprietari abbattuti circa 37 alberi, a loro spese. Ci fu una parte di impegno perché il comune dice tagliatevi le piante e noi provvederemo. Quindi adesso abbiamo una strada impercorribile, pericolosa. Quindi vi chiediamo cortesemente di essere più partecipi sul nostro quartiere, perché i vigili urbani purtroppo nel nostro quartiere li abbiamo visti soltanto in occasione di quando sono fuggiti i cavalli e li abbiamo chiamati e sono venuti a riportare i cavalli in loco. Li abbiamo visti quando sono venuti a farci ispezione se avevamo documentazione idonea dell'occupazione suolo pubblico. Abbiamo dovuto pure pagare, i cittadini hanno dovuto pagare l'occupazione suolo pubblico su un luogo, una strada che è privata. Signor Fratini, questo non è possibile. Grazie. Mi dispiace. Grazie. Grazie a lei. Allora, riapriamo il consiglio e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Grazie Presidente. Allora, apprendo delle notizie importanti in questo momento, quindi nella dichiarazione di voto mi necessita menzionare che primo c'è il funerale del PD e quindi questo io ne prendo atto, secondo che per l'argomento in questione la Presidente era a conoscenza di tale problema. Ora mi ritorna a bomba il fatto che questa risoluzione poteva anche essere superflua se effettivamente la questione già è nelle mani della più alta carica politica di questo municipio. Quindi è lì che la cosa non funziona, nel senso che comunque sia l'argomento è noto, la situazione anche, il prefetto è a conoscenza. Noi facciamo una risoluzione per fare che cosa? Io me lo chiedo perché sembra veramente, come ha detto un collega, una sorta un po' di pubblicità locale, per non dire marchetta. Cioè, se effettivamente tutto ciò è a conoscenza, noi stiamo perdendo tempo, cioè dovremmo occuparci di altre problematiche che non conosciamo. Ora, se invece questo non è, e noi pensavamo che questo non fosse, cioè che nessuno sapeva articolatamente come stava la questione, allora questa risoluzione ha merito, perché finalmente anche noi mettiamo le cose in fila e le diamo a chi di dovere. Invece vengo a sapere la notizia che già è stato fatto un sopralluogo e quindi già si sapeva di tutto e di più, fermo restando che il povero nostro municipio, che ha spesso e volentieri le mani legate, ma non vedo però come un prefetto possa averle, ok? E quindi questo mi rimane un po' difficile. Certo che lì si parlava anche di avere un'area per farci un parco, per farci dei giardini, per farci una situazione insomma anche con percorsi sportivi, semplici, eccetera. Mi ricordo che il comitato di quartiere aveva anche sollecitato questa ricerca.
Poi se può essere dato ovviamente ad associazioni, al comitato, quindi a cittadini locali che gli si dà l'aria per avere comunque la possibilità di poterla utilizzare nel modo possibile, questo per quanto ci riguarda è l'elemento positivo, è l'unico elemento positivo sul quale possiamo comunque dare un contributo e dare il nostro assenso. Certo che è normale che vicino c'è anche il discorso... Giuliano, la dichiarazione di voto, mi dispiace. In poco tempo così... La dichiarazione di voto non è un intervento. Due parole, prego. Diciamo... Prego. Bisogna essere concisi. So che per lei è difficile, però... È difficile perché con la televisione è meglio sempre farsi... Sì, quello è il problema. L'unico strumento che abbiamo è questo per far circolare qualche cosa che... Farsi vedere, farsi sentire. Prego. Esatto. Va bene, comunque noi siamo d'accordo, volevo solo aggiungere... D'accordo, grazie, quindi dichiarazione di voto a favore. A favore, però l'ultima cosa è che il progetto urbanistico può aiutare quel quadrante a risolvere delle situazioni anche in base agli standard urbanistici, che quindi sui quali deriverebbero giardini, parcheggi, eccetera, piazza, e quindi finalmente avremo anche risolto questo. Grazie. Presidente di commissione, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaca, lista civica, prego. Io non posso non rispondere con affetto al collega Giuliano, perché se l'ufficio consiglio è diventato l'ufficio brevetti, dove dobbiamo portare solo le cose sconosciute o che abbiamo appena scoperto, ci sono molti atti anche in questo consiglio che non hanno più valore. È evidente che ci sono atti con cui cerchiamo di riportare l'attenzione su questioni annose aperte da molto, ci sono atti con cui il consiglio può dare più forza all'organo esecutivo di questo municipio in alcune rimostranze, ci sono atti in cui il consiglio può dire che, come dire, la misura è colma e che è ora di fare qualcosa. Questo, insomma, lo dico tra il serio e il faceto, perché francamente sono un po' stanco che ogni forza politica porta in consiglio delle questioni spinose e complicate. Tutti plaudiamo ai consiglieri bravi che ci portano delle attenzioni e ci permettono di pronunciarci, sono un po' di volte che quando questi atti arrivano dalla lista civica si parla di marchette, si parla di pubblicità elettorale, insomma francamente comincia a diventare un po' stancante e offensivo questa situazione, che arriva da più parti politiche, da più situazioni, quindi o vale per tutti o non vale per nessuno, o facciamo che chiunque si interessa di alcune questioni che vengono portate in commissione, in consiglio, ha il merito di portare all'attenzione del consiglio quelle situazioni, o facciamo che da qui a giugno ognuno si sta facendo la campagna elettorale e vale per tutti, però finiamola, o vale per tutti o non vale per nessuno. Detto questo, voteremo ovviamente favorevolmente a questo atto con cui, ripeto, chiediamo il ripristino della legalità in un quartiere in cui purtroppo di legalità spesso se ne vede poca. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lancia per il PD, prego. Il PD vota favorevole e si augura che l'illegalità da adesso in poi venga sanzionata immediatamente, non passino anni e anni e anni prima di veder liberate i terreni occupati o prima di vedere abbattute le case abusive. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrona, lo prego. Allora, il problema c'è da parecchio tempo che è stato affrontato, in più occasioni se ne è parlato, tanto più che la Presidente insieme all'assessore Morgia fece la famosa passeggiata circa 6 mesi fa, fece una passeggiata insieme a Cauto, era Morgia, e fecero, comunque c'era la Presidente che era sicuro, quindi era al corrente, va bene. Detto questo, ci tengo a precisare che la Commissione Legalità e Sicurezza poteva congiuntamente fare con la Commissione Urbanissima questa maxi commissione che affronta tutti i problemi di questo municipio, immensi, tutti, pure dall'antenna che è ambiente fino urbanistica, ma ci abbiamo tutto in questa commissione, tanto più che questa commissione che era stata leggermente alleggerita
dalla commissione print, qualcuno ci ha avuto l'idea, la bella idea di fare un'esposta alla Corte dei Conti. Consigliere Andrano, torniamo un attimo, siamo in dichiarazione di voto su un argomento specifico. Sto dichiarando guerra. Non è la guerra, facciamo fare agli altri. Allora, dichiarazione di voto, consigliere Matrona. Vado avanti. Per cortesia. Vado avanti. Visto che lei forse non ha seguito attentamente quello che hanno detto due consiglieri nei confronti della Commissione Legalità, mi lasci il tempo di replicare. Questa è una dichiarazione di voto, non credo che sia il caso. Allora, va bene. Dichiarazione di voto su quest'atto, prego. Ritorno da capo, ok. Allora, stavo dicendo che la Commissione Legalità e Sicurezza si doveva riunire con la Commissione Urbanistica e fare un atto congiunto. Invece la Commissione Urbanistica ha preferito andare da sola, anche se c'era scritto legalità. Per quanto riguarda il funerale del PD e la Commissione Legalità e Sicurezza fatta con l'inciucio, perché è questo che si diceva, inciucio, come ha detto lui, inciucio... Che madonna, Forza Italia come vota? Forza Italia vota la Corte dei Conti. Vota a favore, contrario, si astiene. Adesso glielo dico. Per cortesia. Scusi, così altrimenti sono costretto a togliere la parola. Siamo in dichiarazione di voto, non è un intervento, non siamo in discussione. Ho tre minuti. Per fare la dichiarazione di voto, però. E quando arriva la dichiarazione. Va bene, la faccio. Devo motivare la non è esulita la dichiarazione di voto, allora, per cortesia. Devo motivare la mia dichiarazione di voto. Pertanto ho tre minuti di tempo, due mi sta rubando lei, me ne è rimasto uno e me lasci sfogare sull'uno e quello che mi è rimasto. Due, per quanto riguarda quello, bisogna fare qualche cosa per questo municipio. Meno male che il consigliere Laddaga si è ricordato dopo 2 anni e mezzo che bisogna fare qualcosa per il municipio. Sono contento perché questo che ha detto, bisogna fare qualche cosa senza dire marchette o quant'altro, bisogna fare qualcosa. Lo facciamo 6 mesi prima delle elezioni. Potevamo farlo prima. La consigliera Lancia ha parlato bene, abusivismo e nessuno dice niente, abusivismo commerciale e nessuno dice niente, stiamo facendo di tutto, tutti stiamo zitti e buoni, Forza Italia vota favorevole, ho capito. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Cofano, Sell, prego. Grazie Presidente. Ovviamente Sinistra Ecologia e Libertà vota favorevolmente all'atto, nonostante si sia un po' susseguita nel corso di questo dibattito un po' discorsi un po' surreali per quanto mi riguarda, perché è vero che bisognava fare molto, sempre bisogna fare di più, non è che in questi casi. Purtroppo poi ci siamo trovati in una situazione in cui per 2 anni e mezzo a Roma si tendeva a parlare troppo di Fiat Panda rossa parcheggiata in un certo modo piuttosto che parlare dei problemi reali della città. Insomma, sono stati 3 anni piuttosto bizzarri per molti punti di vista e gli anelli mancanti purtroppo si sono susseguiti dopo, insomma, perché una battuta, se fosse capitato fino a 4 mesi fa che uno sciopero dei mezzi si fosse verificato durante il blocco del traffico a targhe alterne, davvero sarebbero state notizie che sarebbero giunte perfino alla CNN, però sono passate quasi in sordina, insomma, nell'ultime settimane. Questo per far capire, insomma, i due pesi, due misure di quando si può fare tanto, però purtroppo c'è tutto un apparato che rema contro. Detto ciò, noi come municipio in questi 2 anni e mezzo abbiamo lavorato con le forze politiche che chiaramente lo hanno consentito, nonostante appunto i maxi accordi e gli inciuci che ci sono stati nel corso di 2 anni e mezzo. Per questa ragione il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà a favore. Non ci sono, consigliere Matrona, per cortesia. Io capisco che c'è la televisione e tutti vogliono mettersi in mostra, però per favore. Allora, scusate, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi vota a favore? Facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi è approvato con 18 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Passiamo al terzo punto, l'ordine del giorno. Proposta di localizzazione della stazione radiobase Quarto Miglio di Appia Nuova. Che è presente l'altro, presente la commissione, prego Paoli.
Grazie Presidente, colleghi. Il punto che ci accingiamo ad esaminare attiene purtroppo una delle criticità che peraltro avevamo già preventivato nel corso dei nostri lavori dello scorso anno, quando esaminammo una proposta di risoluzione di iniziativa del collega Giuliano per ciò che attiene la necessità di una mappatura degli impianti su tutto il territorio di Roma Capitale, un lavoro che era già iniziato nella pregressa consigliatura e che si è conclusa nell'attuale. Il Consiglio del Municipio ha licenziato due atti, uno di proposta, quindi una risoluzione che trae appunto spunto da quella di cui vi ho appena detto, e l'altra quando abbiamo dato il parere di nostra competenza, seppur non vincolante, che ha portato all'approvazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina del maggio 2015. Ebbene, noi in quell'occasione avevamo evidenziato quelle che erano le criticità dei rapporti tra l'amministrazione e i gestori degli impianti, pur consapevoli di operare in un quadro piuttosto particolare, perché gli impianti, come noi tutti sappiamo, sono sotto il profilo urbanistico considerati, le stazioni radiobase parlo, sono considerati di urbanizzazione primaria, quindi come l'acqua che deve raggiungere gli appartamenti, anche i collegamenti radio dei nostri cellulari e apparecchiatura, insomma, tecnologica, seguono lo stesso profilo. Tuttavia, noi all'epoca, quando decidemmo di proporre all'amministrazione centrale una serie di osservazioni e di proposte, tenevamo anche conto di quello che è il rischio per i cittadini, per coloro che si trovano a distanze ravvicinate da parte degli impianti, facendo riferimento al principio della massima precauzione per le persone che si trovano a vivere giorno per giorno sotto gli impianti. La materia è dibattuta anche a livello nazionale, ci sono scuole di pensiero, alcuni dicono che le onde non fanno nulla, alcuni invece dicono che sono estremamente dannose. Questo dibattito, che ripeto, si innesca in un impianto normativo che concede ai gestori di considerare appunto gli impianti come urbanizzazione primaria, quindi vitale per la vita dei cittadini, ha posto anche noi di fronte a una difficoltà oggettiva ad operare. Tuttavia ritengo che il Consiglio, la Commissione, abbia effettuato un lavoro molto molto approfondito, di cui non ho il merito peraltro, quindi non ho nessuna difficoltà a riconoscere quello altrui. Che cosa si è verificato? Il 13 di agosto una delle imprese che gestiscono e costruiscono, quindi imprese appaltatrici per conto di una delle società più grandi che abbiamo sul mercato, ha proceduto all'installazione della stazione radiobase in via Appia Nuova numero 889. Quindi 13 agosto, quando l'operatività, insomma, di tutto il sistema è piuttosto rallentata, quindi questo è un elemento da poter valutare. A seguito di segnalazioni che ci sono state, il gruppo di polizia locale è andato sul posto e ha acquisito tutta quanta la documentazione, che è poi stata trasmessa al nostro ufficio tecnico. L'esame della documentazione che cosa ha portato? Ha portato a evidenziare alcune anomalie di tipo procedurale sugli incartamenti che erano stati prodotti e inviati al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, primo dei quali indicare un municipio diverso da quello dal nostro, quindi di competenza, per cui tutta la documentazione è stata inviata, per errore ci dicono, al vicino ottavo municipio. L'ufficio tecnico ha effettuato tutta una serie di
osservazioni comunicate tempestivamente al Dipartimento Programmazione Urbanistica e parallelamente la Commissione, che si è riunita il 14 settembre, ha ritenuto di sensibilizzare la quarta commissione capitolina permanente a loro operativa, trasmettendo tutta quanta la documentazione che avevamo recepito. La commissione capitolina, quindi l'onorevole De Luca, poi ha convocato chi vi parla insieme ai rappresentanti delle realtà associative del quartiere, e il 13 di ottobre ha dedicato una seduta a diversi impianti, tra cui anche quello di Quarto Miglio. Nel frattempo, il 23 settembre, sulla scorta della documentazione che l'ufficio tecnico aveva inviato al Dipartimento, lo stesso Dipartimento invitava il gestore dell'impianto a sospendere i lavori. Peccato che i lavori non potevano essere sospesi perché l'antenna era già stata installata e peraltro operativa. L'anomalia che noi abbiamo rilevato qual è stata? Ovviamente segnalata dagli uffici. La presenza di siti sensibili rispetto alla localizzazione dell'impianto. Un asilo nido, Anghingò, presente a poco meno di 70 metri da parte dell'impianto, la struttura ospedaliera di Villa Fulvia e tutta quella serie di anomalie di cui vi dicevo, che erano state rappresentate anche dal Genio Civile, quindi di tipo procedimentale. Che succede? Che grazie all'intervento dei comitati, quindi dei presidenti dei comitati che sono intervenuti insieme alle altre realtà associative, alcune forze politiche pure che operano sul territorio, la Commissione Capitolina ha acquisito tutti quanti gli atti e ha invitato poi il Dipartimento a far effettuare da ARPA le rilevazioni. Rilevazioni che poi sono state fatte e a tutt'oggi, nonostante vie brevi ci sia stato confermato che i valori rientrano comunque nella norma, rilevazioni a noi ufficialmente non sono state consegnate. Tuttavia, anche se i valori rientrassero nella norma, rimane comunque un impedimento per noi insormontabile, e la Commissione questo ha valutato, la distanza troppo vicina rispetto all'asilo nido, una cosa inconcepibile che non può essere accettata sulla scorta del lavoro che è stato fatto in questi anni. Siccome gli enti gestori, i gestori di telefonia, sanno benissimo della deliberazione della giunta dell'amministrazione comunale, che proprio in virtù di quel principio di precauzione che prima vi enunciavo, ha stabilito che rispetto all'accordo convenzionale che era stato siglato dal Comune di Roma, i siti sensibili dovessero essere, cioè le antenne non dovessero essere installate vicino ai siti sensibili, questa cosa la società Vodafone, di questo si tratta, non lo ha rispettato. Il fatto di aver inviato poi la documentazione a un municipio diverso, che cosa ha comportato? Ha impedito al municipio quindi parlo dell'ufficio tecnico, di effettuare quegli accertamenti che sono stati fatti dopo che l'antenna è stata resa operativa. Ha impedito al municipio di dare contezza ai cittadini affinché, prima che l'antenna diventasse operativa, potessero effettuare le loro osservazioni, e sicuramente i cittadini avrebbero fatto notare, avrebbero fatto opposizione, facendo rilevare direttamente in questa fase di interlocuzione preventiva che la normativa ha introdotto, appunto, c'è la presenza di più siti sensibili. Abbiamo dedicato diverse sedute a questo argomento. In una di queste è venuto anche uno dei referenti della società, che ci ha detto che purtroppo la delibera dell'amministrazione centrale risulterebbe monca, perché non è stato fatto quel piano regolatore delle antenne, non c'è una mappatura dei siti sensibili rispetto a ogni territorio,
e ci ha detto che qualche mese fa la società aveva chiesto al municipio di sapere quali erano i siti sensibili. Bene, incuriosito da questa affermazione, ho chiesto notizie all'ufficio tecnico ed effettivamente la società ha chiesto quali fossero i siti sensibili, ma non qualche mese fa, l'ha chiesto nel mese di novembre, quando l'antenna era già operativa. Peraltro la stessa società ha presentato al municipio, questa volta al settimo, una richiesta di adeguamento tecnologico di un'antenna installata 3 mesi prima. Questo quasi a voler sanare dal punto di vista procedimentale tutte quelle discrasie che erano state sollevate sia dal Dipartimento che dall'ufficio tecnico. Ma di questo comunque se ne occuperà l'ufficio tecnico, perché ha competenza per poterlo fare. La Commissione che cosa ha deciso? Semplicemente che il Dipartimento, che è il soggetto che rilascia il titolo urbanistico all'installazione, decreti la reiezione in autotutela, proprio per queste anomalie che ci stanno dal punto di vista procedimentale, e soprattutto perché l'antenna è posta al di sotto dei 100 metri, che sono il limite stabilito dalla deliberazione numero 26 del 14 maggio 2015. Nella ultima seduta, alla quale hanno partecipato anche i presidenti di comitati di quartiere, i commissari hanno poi integrato il testo originario, impegnando, quindi prevedendo nella parte risolutiva della risoluzione, un impegno anche al presidente del municipio ad intervenire ed assumere, nelle more che il Dipartimento poi, speriamo non con tempi elefantiaci, accolga questo nostro grido di dolore che perviene con un pezzo di carta, ma sta a dimostrazione di uno stato di disagio che si è creato a livello territoriale molto forte. Quindi impegna la Presidente ad assumere ogni suo provvedimento ordinatorio che possa sospendere o far sospendere l'operatività dell'impianto, che, ripeto, in spregio alla normativa è entrato a regime nel mese di agosto, senza che il titolo autorizzatorio si fosse completato e concretizzato. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Lozzi, prego. Scusi, una cosa sola, prima che lei intervenga. Ci sono alcuni del comitato di quartiere che vogliono intervenire. Magari se li facciamo intervenire e dopo noi interveniamo, che ne pensa? No, io li farei intervenire dopo che i consiglieri sono intervenuti, come abbiamo fatto nelle altre volte. Se c'è qualcuno del comitato di quartiere che vuole intervenire, si prenota uno, come abbiamo fatto per l'altro motivo, 5 minuti, e do la parola. Bene. Consigliere Lozzi, prego. Allora, questa qua è la seconda volta che ci troviamo con un caso del genere nel nostro municipio. La prima situazione si è verificata in via Gentile, dove appunto era stata messa un'antenna a pochissimi metri di distanza da un asilo, ma all'epoca non c'era ancora un regolamento comunale che disciplinasse la materia, anche se voglio ricordare a tutti che purtroppo c'è una legislazione nazionale che dà quasi campo libero purtroppo a queste società che impiantano antenne, e a noi danno pochissima possibilità. Signora Lozzi, lei ha fatto riferimento a via Gentile, adesso ci sto riflettendo, pure allora la richiesta viene mandata al 10° municipio, che era Ostia. Assolutamente sì, al 20° l'avevano mandata all'epoca, e noi eravamo il 10°. Sì. Cipio di Ostia. Sì. Guarda caso, quando si vogliono installare antenne vicino a siti sensibili si sbaglia sempre municipio di indirizzo a cui mandare gli atti. È sicuramente una casualità, sono molto distratti, sempre quando gli interessa naturalmente. Comunque in questo caso la cosa peggiore è che avendo comunque un regolamento appena approvato dal comune, che ti dice in maniera precisa che i siti sensibili vanno tutelati, nonostante là fosse stato segnalato, si è andato
avanti a spada tratta senza nessun problema da parte della società Vodafone in questo caso. La cosa ancora più grave è che quando noi abbiamo sollevato il problema al Dipartimento, sia segnalando l'anomalia nell'aver indirizzato tutta la documentazione all'ottavo municipio e quindi impedendo di fatto a noi di poter fare tutte le opposizioni del caso e anche ai cittadini, perché essendo pubblicato comunque sul sito avrebbero potuto in tempi regolari per fare opposizione dire la loro, nonostante abbiamo fatto questo qua, il Dipartimento si rende conto che c'è stata una violazione e quindi intima una sospensiva. In quel caso intimava di non accendere, non sapendo che invece l'impianto era già stato acceso ad agosto. Cosa allucinante, in un mancato perfezionamento di un titolo autorizzativo questi signori non solo sbagliano il municipio, ma non rispettando neanche i termini dalla prima autorizzazione, che dovevano decorrere circa 90 giorni per l'accensione definitiva, loro ad agosto prendono e accendono. Il Dipartimento a settembre intima di non accendere, non sapendo che già era tutto acceso. E i cittadini devono insistere per far fare un sopralluogo all'ARPA e verificare che quell'impianto è acceso. E ci troviamo oggi a dover fare un atto per poterlo spegnere quando ancora non ha neanche il titolo autorizzativo completo per poterlo accendere. Cioè, è una cosa allucinante questo comune, è una cosa allucinante. Quando sbagliano i poteri forti, come possono essere queste grandi società, non c'è mai la soluzione rapida per mettere rimedio e porre un limite all'illegalità in cui stanno. Quando sbaglia un singolo cittadino lo beccano in un nanosecondo. È arrivato il momento di dire basta, ma non si può sempre e comunque dover arrivare ad una risoluzione, a dover chiedere a una presidente di fare un'ordinanza per ordine pubblico o per qualsiasi altro ordine, per far rispettare un regolamento dei diritti e anche nelle cose basilari. C'è un semplice procedimento amministrativo violato, non c'è un mezzo rapido per poter imporre una sanzione a chi lo viola. Va bene, arriviamo all'ennesima risoluzione, speriamo che il Dipartimento ci ascolta per le parti di sua competenza, speriamo che la Presidente trovi il coraggio e il mezzo per poter, nel frattempo che il Dipartimento faccia il suo, sospendere l'accensione di questa antenna a tutela dei bambini che vediamo anche qui in sala oggi. Speriamo che tutto questo accada, ma soprattutto speriamo che si svegli anche il nostro governo a livello nazionale e che riveda questa normativa, perché è impossibile ed è assurdo considerare delle antenne che emettono onde elettromagnetiche, sapendo ad oggi i danni che si creano, che addirittura siano considerate opere di urbanizzazione primaria e possano andare in deroga a qualsiasi cosa, compresa la salute pubblica. Quindi noi faremo questo, continueremo a batterci, terremo sotto controllo il territorio, ma dovremo innanzitutto sollecitare i nostri governanti a livello nazionale affinché rivedano quella normativa. Grazie. Scusate, non si può. Allora, altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Sì, ritorniamo allo stesso discorso dell'occupazione del terreno. O la smettiamo di rincorrere un territorio allo sbando dove ognuno fa quello che gli pare, che sia un potere forte come Vodafone, che sia un potere piccolo, ma dove ognuno si costruisce quello che gli pare, a cominciare dai centri anziani, e noi continuiamo a rincorrerli, i cittadini continuano a mettere le toppe, le pezze, cercano di sbloccare le cose. Noi come municipio dovremmo garantire di prevenirle queste cose, non possiamo rincorrere sempre tutto e continuamente, le dobbiamo affrontare prima perché dopo è più complicato. Quindi è un altro augurio, spero che questa città torni in un regime di normalità e di legalità e che non siano i cittadini a dover perdere tutto il loro tempo per rincorrere, per mettere le toppe a quello che noi non siamo capaci di fare. Grazie. Altri interventi? Consigliera Caccamo, prego. Io non faccio parte della commissione che ha esaminato questa risoluzione, però capisco in tutta questa discussione che c'è stata finora che c'è stato un cortocircuito evidentemente tra i vari uffici. È una priorità.
tra i vari uffici della pubblica amministrazione, perché io penso che se un municipio per errore riceve una domanda di installazione di un'antenna e si accorge che c'è un errore, immediatamente la dovrebbe trasmettere al municipio di competenza. Evidentemente questo non è avvenuto, se siamo incappati in questa situazione, anche perché poi comunque c'è un regolamento che va osservato, per cui non era difficile capire che quell'antenna non poteva essere installata perché è stata messa in un posto che dista meno di 100 metri da un asilo nido. Comunque l'errore è stato fatto, la politica si è dovuta mettere in mezzo per sanare questa situazione. Io penso che la Presidente a questo punto ha gli strumenti per bloccare subito l'attività di questa antenna, perché può benissimo emanare un'ordinanza per salvaguardare la salute pubblica e bloccare l'attività di questa antenna. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, con rammarico prendiamo atto che questo è un municipio che ha avuto nell'esperienza di via Francesco Gentile un percorso importante proprio per quello che riguarda l'installazione di antenne da parte di società di telecomunicazioni, e non avendo, ovviamente non conoscendo la materia nella sua complessività, ma cercando di capire e studiare, abbiamo fatto un percorso insieme, ricordo a tutti i colleghi consiglieri, nelle commissioni competenti, un percorso importante insieme al comitato di riferimento per combattere e per cercare di aver ragione di quello che poi non era stato rispettato, il famoso protocollo d'intesa. Perché è questo poi il fulcro di tutto il problema, il rispetto del protocollo d'intesa. Esisteva prima questo protocollo d'intesa, esiste oggi, ma qualcuno non ne tiene conto. Allora, dopo che noi abbiamo fatto veramente un percorso importante per difendere quel quadrante da un inquinamento elettromagnetico, abbiamo fatto un altro percorso importantissimo, siamo stati il primo municipio che ha, è vero, su proposta di Fratelli d'Italia, ma preso e accolto all'unanimità da tutto il Consiglio, di fare una risoluzione che tenesse conto di mettere in piedi un nuovo regolamento da mandare al Campidoglio per poter fare un atto nuovo che tenesse conto di tutto quello che era oggi la realtà delle antenne su Roma. Dico questo perché nella richiesta che noi facemmo come atto risolutivo, quindi approvato da tutto il Consiglio, teneva conto anche di un piano regolatore delle antenne. Perché? Perché noi abbiamo avuto il problema nella scorsa consigliatura, chi non c'era non lo sa, ma chi ne faceva parte, spesso e volentieri non arrivavano gli incartamenti nella commissione competente, per cui noi venivamo supportati dai cittadini dicendo hanno messo un'antenna dove, quando e perché noi non eravamo a conoscenza. C'era proprio anche nel metodo una situazione sbagliata. A riprova di ciò, e quindi nel caso specifico della commissione competente urbanistica, con il Presidente ci siamo trovati d'accordo nel dire da oggi in poi, abbiamo chiesto agli uffici, qualunque richiesta di installazione deve essere messa a conoscenza della Commissione, perlomeno per poter intervenire o fare qualunque atto idoneo nei tempi previsti. Ed effettivamente è stato così, oggi siamo a conoscenza, a meno di sbagli a monte, è ovvio. Come a via Francesco Gentile la mandarono al 20° municipio, questa l'hanno mandata all'8°. È normale che chi sta qui ovviamente non è a conoscenza e non si può difendere, no? Nella procedura. Ma la cosa che poi comunque lascia a desiderare è che il piano regolatore che noi abbiamo incluso nella nostra risoluzione, quindi il primo municipio che ha rivolto a Roma Capitale un argomento di questo tipo,
sarebbe servito ovviamente non solo a noi per avere una mappatura, ma per intervenire anche con gli uffici, cioè i tecnici, sapendo che c'era un quadro dove c'erano le antenne, potevano dire qui tu non ce la metti l'antenna perché ci sono dei siti sensibili. Quindi pubblico o privato che sia, con un piano regolatore sarebbe stato lo strumento giusto per poter permettere di non, tra virgolette, edificare, no? Piano regolatore urbanistico, se io ti do l'autorizzazione tu costruisci, se no non costruisci, se io ti do l'autorizzazione a mettere l'antenna ce la metti, se no non ce la metti. Questo non è stato ancora messo in piedi dall'amministrazione e ovviamente nel buco normativo, quindi senza questo piano, le richieste ancora viaggiano a modo loro. Poi lì c'è ovviamente un nido, ma anche loro si sono resi conto, io non sapevo della notizia del presidente Poli che dice che informandosi la richiesta dei siti l'hanno fatta, ma l'hanno fatta a novembre, quindi potevano farla a luglio e quindi avrebbero saputo che nella procedura lì non era idonea, bastava spostarsi 30 metri perché tanto i terreni adiacenti sono affittati dalla stessa persona e quindi avrebbero comunque con un carrellino, come hanno fatto a via Lucrezia Romana, lo impiantano da terra e fai l'antenna. Non avrebbe dato problemi, non avrebbe, come si dice, suscitato nelle persone dei dubbi, perché che a volte che ti dicono ma sì, non sta sotto i 6 volte metro, e tu che ne sai? Anche perché nel documento che noi abbiamo mandato all'amministrazione comunale c'era tutta la relazione dell'ipotetico e possibile danno alla salute, perché oggi non è ancora stato certificato. Però in funzione di questo noi abbiamo messo i siti sensibili, è ovvio. Quindi nell'incertezza c'è il sito che ti impedisce di poter mettere questa antenna vicino a loro. E lì c'è un nido privato, convenzionato. Cioè io conosco personalmente le persone che lo gestiscono e hanno fatto una grossa fatica nel poter farlo convenzionare, perché non è automatico, investimenti, modifiche. Non è automatico l'amministrazione comunale ti convenziona, anzi mi sa che è uno degli ultimi perché successivamente non hanno più convenzionato nessuno. Una struttura che, quindi al di là del privato, perché anche il pubblico ovviamente, c'è un danno per i bambini, ci può essere un danno per i bambini e per l'attività stessa, perché se io ho una situazione di questo tipo, mio figlio lì non ce lo mando più. Allora questo municipio, che ha fatto tanto su questa materia, non può permettersi di uscire sconfitto da questa situazione. Allora, qualunque azione deve essere portata avanti, qualunque azione deve essere presa in considerazione, se la Presidente debba o ha coraggio, come ha detto un'altra collega, perché ci vuole anche coraggio, perché nella scorsa, nella confusione dell'altro presidente, ma un po' di coraggio ce l'aveva, chiaro? Allora, nel coraggio, nella volontà o nella voglia, si deve utilizzare lo strumento che abbiamo a disposizione come municipio. Ma poi comunque non si ferma qui, bisogna andare al dipartimento, perché il dipartimento bisogna mettere nella condizione di dire ma se il procedimento autorizzativo non è completo, come può essere che tu dai... Allora non hai fatto i conti, dice, ma io gli ho detto che bisognava fermarsi, non si sono fermati, ah bene, ok, allora facciamo il controllo e l'antenna è abusiva. Vi ricordo, e ricordo a chi segue questo argomento sul territorio ovviamente insieme a noi, che a via Francesco Gentile è dichiarata abusiva ormai con la Corte di Cassazione, quindi all'ultimo stadio, ok, ma ancora sta lì l'antenna e percepisce i soldi chi di dovere sotto. Quindi per dire, con il 150% di ragione, nonostante tutto ancora il palo lì, è spenta, per l'amor di Dio, non è stata mai accesa. Perché? Perché la differenza qual è? La differenza è che in quel caso si è potuti intervenire sulla proprietà che aveva il contratto di affitto e diffidarlo dall'accenderla. In questo caso... Io feci la domanda in commissione se l'antenna stava sopra alla Conad o stava accanto, quindi sta nel terreno
di chi ha, diciamo, la gestione di quel terreno, non della società, diciamo, di Dracona in se stessa, perché andava diffidato chi di dovere, perché così intanto tu non la fai accendere, perché il quadro dell'accensione da qualche parte sta, e quindi se uno deve fare un'azione di questo tipo deve andare lì tramite la proprietà e dire tu la devi spegnere perché tutto questo che abbiamo detto non è ancora stato risolto. C'ha un minuto, consigliere Giuliano. Grazie, vi ho dato il mio orologio per... C'ha un minuto. Lei è molto gentile. Ma qual è la cosa che poi bisogna fare? Non finisce qua, purtroppo. Non finisce qua, non sono le diffide fatte dai cittadini che purtroppo riescono a dare forza a questo. Quello che conta è proseguire il percorso, quindi bisogna mettere anche la proprietà al tavolo, come fu fatta per via Francesco Gentile, nella commissione, l'azienda, la Vodafone, e dire di trovare una soluzione. È normale che il Dipartimento in questo caso non ammetterà mai di avere una responsabilità, perché poi se fa un documento in autotutela è normale che l'azienda di riferimento poi li cita per danni, perché quel palo messo così ha un costo non indifferente per la società, per cui si rifanno subito. Ma noi non dobbiamo aver paura di questo, noi siamo, ripeto, il municipio che ha messo in fila questo argomento e l'ha fatto con una risoluzione che è stata accolta dal Comune di Roma al 95% quello abbiamo scritto, cioè hanno preso pari pari copia e incolla, quindi per dire l'abbiamo studiato bene, a tutela di tutti, non solo nostra ma anche per evitare che le aziende potessero comunque intervenire in spazi, perché sennò ci sarebbe la casba, no? Consigliere Giuliano. No, ma io dico, ci sarebbe la casba, no? Lo so, ma... casa sua, lei avrebbe necessità di 30-40 mila euro l'anno sul suo palazzo, tutti avrebbero... Anche di meno. Ma anche di meno. Prego, ma questo consigliere sarebbe Giuliano. Comunque, questo sarebbe comunque, grazie, permetterebbe il continuo di una illegalità, il non rispetto delle regole, e se noi stiamo qui perlomeno cerchiamo di far rispettare quello che è rispettabile. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matrona, lo prego. Sarò breve, ringrazio Giuliano che ha spiegato abbastanza bene quello che è successo, sembra di rivedere un film già visto tante volte, quello di Francesco Gentile, e dove addirittura, forse lui ha omesso di dirlo, i cittadini che si erano opposti all'installazione di quell'antenna, gli fu chiesto risarcimento danni di migliaia e migliaia di euro. Migliaia e migliaia di euro, però migliaia e migliaia di euro, e quei pochi cittadini, alcuni stavano quasi vendendo l'appartamento perché le cifre erano talmente alte, però dopo, grazie alla giustizia, è andata avanti e ha dato ragione a queste battaglie che sono state fatte sotto. Io mi ricordo la prima volta che arrivarono col camion, ci presero nome e cognome la polizia che stava lì sotto, poi non hanno fatto nulla. Però ecco, una cosa che avrei detto io, magari in questa risoluzione, io non faccio parte di questa enorme commissione formata da 15 incarichi, avrei letto anche le motivazioni riportate nella sentenza, con quella sentenza, con quelle motivazioni avremmo forse fatto centro, avremmo, diciamo, dato più forza al documento, perché se la motivazione dice che viene rigettata in quanto, cioè l'autorizzazione in quanto è sbagliato l'indirizzo, pertanto decade il silenzio assenso, a quel punto io avrei messo la motivazione tale quale come riportata nella sentenza del TAR prima, del Consiglio di Stato dopo e via dicendo. Sarebbe stato, credo, secondo me, una cosa, cioè, da approfondire, magari se qualcuno ha la sentenza a portata di mano potrebbe esserci, o magari si aspetta un attimo, ci arriva via mail, riportiamo quelle motivazioni e si aggiungono nelle risoluzioni. È importante, perché dire impegnando la Presidente
nelle more di ogni provvedimento a fare tutto bla bla bla. Ma quando la nostra Presidente su via Francesco Gentile se ne è lavata letteralmente le mani dicendo io non posso fare ordinanze perché l'ordinanza l'ha fatta Medici e pertanto dura 30 giorni, io non posso fare un'altra ordinanza, noi impegniamo nuovamente la Presidente a dire ma tu devi fare quello che puoi fare, non fa niente. Ragazzi, questa frase per me, la Presidente ad assumere nelle more ogni provvedimento ordinatorio di propria competenza per sospendere o far sospendere, non se lo fa, perché lei non farà niente. Ce l'ha dimostrato con Francesco Gentile, che era un'antenna dichiarata abusiva con la prima sentenza del TAR e successivamente con le varie documentazioni, non ha fatto nulla. Adesso, cara consigliera Caccamo, dire di fare un'ordinanza alla Presidente che si è proprio, no scivolata, si è proprio allontanata dal problema, perché purtroppo non gli riguardava questo problema. Allora ritorno alla sentenza, leggiamo bene la sentenza, quello che c'è scritto nella sentenza, quali sono le motivazioni, perché è la stessa cosa, municipio decimo prima, invece eravamo decimo municipio, e l'hanno mandata al ventesimo municipio e ottavo adesso invece del settimo municipio. Se la motivazione della sentenza ci dice che ha il silenzio assenso dei CATE, pertanto autorizzazione dei CATE perché è errato l'indirizzo, a quel punto inseriamo dentro la motivazione vera e propria e ci facciamo forza di quello, perché se no così riandiamo avanti per anni. Adesso finiranno, accenderanno, ci sarà ricorso, la sospensione, ma loro vanno avanti perché si faranno forti di quel titolo del silenzio assenso che gli ha rilasciato il Dipartimento. Pertanto, è vero, è una bella risoluzione scritta bene, con i vari passaggi, tutto quanto, bla bla bla, però secondo me non è stato centrato abbastanza l'obiettivo, quello che vogliamo fare. E ripeto, esaminiamo attentamente quello che è successo con Francesco Gentile, cerchiamo di estrapolare su Francesco Gentile quello che ci può essere più interessante e quale strada è stata percorsa, sorvolando il TAR e bla bla bla, perché poi stessi cittadini che un giorno si troveranno sotto a manifestare e magari gli viene preso nome e cognome, questo non è che lo dico per terrorismo psicologico, poi si troveranno che sicuramente la Vodafone, chi per lei, chiederà un risarcimento danni, anche se dopo non prenderà mai questi soldi, però chiederà un risarcimento danni a tutte quelle persone che saranno individuate o trascritte o quello che è. Pertanto noi siamo solidali, perché io a votare questa mozione, noi di Forza Italia non ci abbiamo problemi, anzi l'abbiamo sempre sostenuta, come ha detto il consigliere Giuliano, io sono stato uno dei primi che è partito con Francesco Gentile, quindi, e sono stato uno dei primi che ha vinto la prima sentenza che ha fatto rinunciare alla Team Telecom, l'antenna installata sopra il palazzo mio, voluta forse anche da me, da tutto il condominio, però cercando un escamotage, cercando un cavillo, abbiamo fatto rescindere il contratto. E come diceva Giuliano, l'antenna ancora rimane là sopra, Francesco Gentile, sì, tanto il proprietario dell'immobile non fa niente perché percepisce tranquillamente l'occupazione del suolo pubblico, se rimane anche spenta continuerà a percepire come l'abbiamo fatto noi al condominio mio, con la piattaforma sotto, ma è smontata, loro continuano a pagare mese per mese i loro 2000 euro al mese, tranquillamente per 5 anni hanno continuato a pagare, fino a che gli abbiamo fatto ricorso, gli abbiamo fatto causa, a quel punto abbiamo detto basta. Pertanto il proprietario, che non dico chi è perché sarebbe assurdo, continua a percepire tranquillamente l'affitto. Allora, noi siamo d'accordo a questa antenna, sappiamo quello che stanno provando i cittadini, perché vedere questo mostro davanti casa o davanti agli asili non credo che sia una cosa bella. Però valuterei l'opzione di vedere qual è la motivazione che ha ritenuto abusiva l'antenna di via Francesco Gentile. Forse facendo quel percorso, forse arriviamo a meta molto prima di Francesco Gentile, ma molto molto prima. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Sia chiaro, stiamo giocando una partita truccata, così come è avvenuto a via Francesco Gentile, ma la situazione è un po' diversa, giustamente è stato detto possiamo arrivare a buone conclusioni prima, perché?
perché qui è avvenuto un qualche cosa di particolare, ovvero non appena il Consiglio, attraverso la Commissione competente, il Presidente Poli, è stato investito del problema, il giorno dopo se ne stava occupando nei termini i cui risultati vediamo oggi. E la cosa diversa che è accaduta è che i consiglieri e la commissione hanno rovesciato questo tavolo di Bari dicendo si blocca l'iter autorizzativo dell'antenna. Insomma, il consiglio sta facendo tutto ciò che è in suo potere fare, anche i comitati si stanno muovendo per questo, certamente noi dobbiamo andare ad approvazione di quest'atto perché dietro c'è una intenzione ben precisa. È stato detto più volte, è necessaria una mappatura delle aree, ma chi c'era in commissione sa che è stata tirata fuori una mappatura laddove colui che è intervenuto anche per la società ha detto ecco, qui avevamo visto che c'era l'asilo, qui, ed è stato domandato ma dunque sapevate che c'era l'asilo? Silenzio. Nessuna risposta, solo un lieve sorriso. Insomma, stiamo giocando su un tavolo di Bari. Eppure dobbiamo giocare a Roma e dobbiamo giocarcela qui nel nostro municipio, assolutamente nella direzione che abbiamo preso. Ovvero è successo così come nella barzelletta, il pedone che viene investito e dice ma come non mi avevi visto? È l'automobilista, certo che ti ho visto, ti ho preso in pieno. Questo è stato l'iter assunto dai gestori di telefonia che hanno preso in pieno l'asilo nido e che adesso dovranno prendere in pieno tutto il ritorno di cattiva pubblicità che potrà arrivargli, stiamo parlando della Vodafone, e tutto il ritorno di eventuali azioni civili che potranno esserci. Grazie. Consigliere Vitrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Intanto ringrazio la commissione tutta e anche gli uffici che hanno coadiuvato i lavori con noi, perché sono stati ci hanno seguito passo passo e ci hanno dato volta per volta delle informazioni necessarie. Anche durante l'ultima commissione appunto abbiamo trovato con il geometra Feliziani dei riscontri che, per quanto preoccupanti, comunque ci hanno aiutato nuovamente a fare chiarezza quantomeno sul procedimento che hanno seguito gli uffici del nostro municipio. Parto anche io dalla sentenza del TAR che c'è stata su via Francesco Gentile, riprendendo quanto stava dicendo il collega precedentemente. Perché? Perché se non ricordo male, ma credo di non sbagliare, credo che sono stati, quello è come se dovessimo considerarlo come uno spartiacque, proprio perché di fatto ha mutato l'orientamento della giurisprudenza in materia di inquinamento elettromagnetico, ponendo l'attenzione su due aspetti. Uno era quello del protocollo d'intesa, come prima si citava, e in questo caso, come è menzionato all'interno della risoluzione, anche in questo caso risulta fallato, illegittimo, soprattutto in una fase del procedimento proprio derivante dall'applicazione dello stesso protocollo tra ovviamente il Comune di Roma e la società. E questo protocollo è da ritenersi parte integrante del processo amministrativo, di tutto il procedimento amministrativo, pertanto deve essere valutato, cioè se risulta illegittimo perché fallato, allora, proprio perché la sentenza ce lo dice, questo va valutato da questo punto di vista. L'altro aspetto è la distanza dei siti sensibili. Siccome c'è un precedente che purtroppo coinvolge questo territorio, ma c'è una sentenza che l'ha confermato, allora credo che sia giusto, quanto diceva prima il collega, bisogna partire da lì per evitare di soffermarci su lungaggini e su procedimenti che rischierebbero in realtà di aumentare quel senso di
preoccupazione legittima ovviamente che gira intorno ai genitori e alla popolazione di quel quadrante. Ora c'è una differenza, l'ho detto anche in commissione, rispetto a quando ci fu la questione di via Francesco Gentile, e me lo ricordo perché quando entrai qui appunto qualcuno prima di me sulla scorta di quell'esperienza disse: però dobbiamo lavorare ad un piano regolatore delle antenne perché il Comune di Roma non lo sta facendo e quindi noi ci dobbiamo muovere in questo senso. Bene, oggi a differenza di allora quel piano regolatore ci sta e quindi l'amministrazione comunale si è sbagliato perché ha sottovalutato qualche cosa, il dipartimento in questo caso, che non doveva sottovalutare, è due volte colpevole, perché mentre prima, diciamo, in assenza anche di una legge nazionale che dovrebbe in teoria coniugare il servizio con la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dovrebbe evitare di ed arginare quel processo di liberalizzazione delle antenne che sta superando forse le 3.000 unità, leggevo un dato spaventoso, quindi, e soprattutto non sta ponendo quei siti al di fuori dei centri abitati, appunto, quindi come è successo in questo caso, si stanno continuando ad installare accanto ad alcuni siti sensibili, in questo caso un asilo nido ma anche Villa Fulvia. Allora, se queste sono le condizioni, abbiamo un'arma in più come amministrazione e credo che ci sia un ingrediente sia dal punto di vista politico che dal punto di vista amministrativo. Ci sono due problemi che vanno affrontati e io su questo mi sono permessa in commissione di dire che forse anche la Presidente ha uno strumento in più. Perché se si vuole andare nel rispetto e si vuole andare nella salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, oggi fortunatamente ci si può avvalere di uno strumento in più che nostro, diciamo, con grande dispiacere e con profondo rammarico non è stato rispettato. Quindi io credo che per quanto la mia richiesta è caduta nel vuoto, perché io avevo chiesto anche in commissione che ci fosse presentata alla Presidente, diciamo, la possibilità di esprimere, di scrivere, di fare un'ordinanza prima della sua partenza, perché immaginavamo che oggi saremmo arrivati qui e avremmo avuto la bella sorpresa, però diciamo questo non è avvenuto, però io ritengo ancora che quella è una strada percorribile, perché è stata già percorsa, perché ha aiutato un pezzo di quartiere, allora Cinecittà Est, oggi può aiutare ulteriormente, perché a fare un atto amministrativo nelle more delle scelte che si faranno, ma che sono nelle mani e nelle competenze della Presidente di questo municipio, è assolutamente giusto e doveroso. Questo vorrebbe dire non solo fare un atto di consiglio, ma realmente fare un lavoro di una battaglia comune, istituzione di prossimità e anche il quartiere che ne richiede la nostra partecipazione. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Solo qualche riflessione che ci tenevo a puntualizzare. Esperimenti dicono che dopo 4 ore creano dei problemi gravi di apprendimento. Io sono preoccupato, molto preoccupato, perché gli esperimenti dicono proprio nella fase più importante della crescita l'esposizione a più di 4 ore può creare gravi problemi. Quindi l'esposizione intensa in questo caso di fatto c'era, continua ad esserci e l'impatto è quello che è. Io non sto a leggere tutte le ricerche fatte, che ho cercato di documentarmi, ho chiesto anche aiuto a un esperto, quali sono, cioè noi utilizziamo tutti i telefonini, ci sono delle schermature che si possono fare in prossimità delle scuole con delle trame di Iuda o altri materiali, ma diventa un problema, cioè c'era un regolamento in questo caso che diceva di porre in essere queste antenne a distanze di sicurezza, non è stato fatto. Io ho poche parole, voglio dire, ma
Non vorrei che qualcuno rendesse problematico l'inutile. Perché, caro consigliere? Perché io faccio un altro ragionamento. Trovo molto strano che se un municipio di Roma recepisce una domanda che non gli compete su tale, su un argomento così sensibile, non si preoccupa di o fare l'istruttoria celermente comunque, oppure di provvedere con degli strumenti rapidi e incisivi che vietino e blocchino la procedura. Questo è un qualcosa che io non condivido, soprattutto nella situazione in cui spesso capita a un cittadino normale di fare un abuso, arrivano gli elicotteri, arrivano la guardia, cioè c'è una situazione paradossale, tutti quanti, chi mi ha preceduto ha ribadito il problema. Ritengo però che si deve invertire questa cosa. Se hanno trovato l'escamotage di inoltrare presso altro municipio, è possibile questo? Si facesse l'istruttoria e si desse parere subito e dare mandato ai vigili, quindi, di bloccare l'installazione. Quindi io mi auguro che questa risoluzione, in cui sia i comitati sia tutta la commissione ha lavorato cercando di dare il giusto input, dia forza alla Presidente di provvedere con ordinanza immediata. Noi abbiamo scritto timidamente ma con grande determinazione di provvedere con gli strumenti che lei ha. Io vorrei che, onestamente, rispetto ai problemi che ci potrebbero essere, non auguro a nessuno di trovarsi nella situazione in cui si trovano le mamme e i genitori di Quarto Miglio, di provvedere con ordinanze semplici. Quindi gli daremo forza, se abbiamo fatto una risoluzione che pone in tal senso la questione, che trovi il coraggio e la forza di fare un'ordinanza immediata per, come l'abbiamo chiamato nella risoluzione, spegnimento? No, io direi ordinanza di demolizione, perché non ha il titolo autorizzativo. Fine, grazie. Grazie, consigliere Ciancia. Allora ci sono... consigliere Stelitano, prego. Allora, signor Presidente, signori consiglieri, l'assessore sta in Argentina. No, perché spero l'assessore alla delega. Signore Madrona, come al solito ha perso un'occasione per star zitto. Dai, per cortesia. Ha perso un'occasione. Così diamo anche tempo di fare intervenire al comitato di quartiere, per cortesia, su. Perfetto. No, io perciò, se io fossi il presidente, ieri c'è stata una giunta lunga, difficile, almeno così mi hanno detto, e naturalmente prima di andare via io avrei firmato l'ordinanza se ci fosse la volontà. Io capisco che avere il supporto del Consiglio è anche lì importante. Io di solito non parlo bene del mio collega di partito, consigliere Poli, invece questa volta ha fatto un bel lavoro, lo devo dire. Ha fatto un buon lavoro in commissione, convocando i due comitati di quartiere, lavorandoci vicino. Ci sono stati i cittadini, le mamme responsabili. Però questo è un inizio di quel quadrante che, secondo me, mi rivolgo al Presidente della Commissione Urbanistica, quel quadrante è veramente brutto. Non è tanto l'antenna, è il supermercato che sta dentro al Parco degli Acquedotti, è il bar, la pizzeria, uno smorzo. Io mi rivolgo al Presidente della Commissione Cultura, che fa le visite guidate. Ma è il caso di fare qualcosa per togliere quello smorzo dentro al Parco degli Acquedotti o no? Mi rivolgo a voi, consiglieri esperti più di me. Perciò questo dell'antenna è un argomento che, secondo me, questa sera inutile aggiungere altre cose che ha aggiunto la consigliera Lozzi, la consigliera Vidrotti e altri consiglieri, la consigliera Caccamo e tutti quanti. Però avrei voluto anche qui, Presidente Poli, gli uffici, l'ufficio tecnico
che devo fargli e ringraziarli per quel lavoro che ci supportano su questi argomenti. E ha fatto bene quando ha dato mandato agli uffici che ogni volta che c'è un argomento sulle antenne si porta, anche quando c'è una comunicazione banale. Però il coraggio che avevamo, consigliere Giuliano, lei, scusi, è fuori collegio. E detto sta qui per la fossa, no, per cortesia, su. No, perché ci tengo al consigliere Giuliano, io ci devo stare anche qualche anno vicino. Prego. Di casa, sa? Non so se lui adesso con le case di Capannelle se ne va. La consigliere si è ritirato, vai avanti, su. Vediamo che il rappresentante del quartiere sta attento. Allora, detto questo, è così, ognuno fa il suo mestiere, il comitato di quartiere aspetta perché io devo finire di parlare. No, ma carità di Dio, mi dispiace per i bambini, no? Per i bambini mi dispiace, però il futuro consigliere Sferrazza, che vuole fare il consigliere, si deve rendere conto che deve avere pazienza, deve avere tanta pazienza. Perciò, tornando a bomba, a quello che ci interessa e che mi interessa, che se uno mette la macchina in doppia fila o la mette male, arrivano i vigili e multano e portano via col carro attrezzi la macchina. La voglio banalizzare, l'antenna va tolta, senza se e senza ma, perché di fronte ai bambini un'antenna in cui ci dice qualcuno che l'antenna fa bene, finché arriva qualcuno scientificamente ci dice che l'antenna non è pericolosa, l'antenna va tolta. E c'è un piano regolatore, il coraggioso... Possiamo girare un attimo solo, non si può... Vabbè, ma me Giuliano ci... Lei non è autorizzato, il signore è autorizzato, con tanta autorizzazione scritta, mi dispiace. Mi dispiace, no. Guardi, prego. Grazie Presidente. Guardi, al signor Pizzuti che conosce... Su, per favore. A Pizzuti gli puoi sequestrare la macchina, ma la cinepresa ci dorme la notte. Perciò, tornando a bomba, non mi dovete interrompere, perché sennò poi perdo il filo, Presidente. Non sta a fare una ripresa a quattro sfigati di consiglieri. Allora, detto questo, l'antenna... Giuliano. No, voi mi interrompete, io mi fermo. Se ero Presidente sospendevo il Consiglio. Detto questo, Presidente, questo argomento è un argomento che va subito, immediatamente, l'ordinanza, adesso non so, questo Consiglio stasera voteremo tutti favorevole all'ordinanza di, e poi domani chi la firma? La mandiamo via email, via fax, via... la firmerà il Vicepresidente? Non so se gli regge la mano, e firmare un'ordinanza ci vuole coraggio. Dicevo, Sandro Medici nelle scorse consigliature avevamo fatto anche la consulta dell'elettrosmog, che ogni settimana, come c'è la consulta, Presidente Pitrotti, dei disabili, c'era la consulta dell'elettrosmog. Perciò ecco, questo è... sono tutte piccole cose, piccole esperienze delle scorse consigliature che devono far frutto. Non dare la... Vedo che pure io faccio lo stesso effetto di Giuliano. Perché c'è un lato acceso per caso dai consiglieri, no? Per cortesia. È un ex consigliere che rompe. Anche per telefonino l'ex consigliere, amico loro. Detto questo, io spero che questa sera il Consiglio voterà tutto a favore della sospensione, dare mandato subito al Presidente, a questo punto diamo mandato al Prefetto, perché l'unico rimasto, il Commissario, vabbè, Prefetto Commissario è sempre... Perciò, detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione, però ecco, ribadisco, il lavoro fatto della Commissione gli va riconosciuto. Grazie. Allora, interventi sono finiti, sospendo 5 minuti il Consiglio e c'è il rappresentante del comitato di quartiere, non so come si chiama, signor Marinelli, 5 minuti, prego.
Sì? Certo. Sì, vabbè, non si preoccupa. Ringrazio il Presidente e l'onorevole consiglieri tutti, soprattutto ringrazio di questo consiglio e ringrazio i consiglieri che si sono impegnati insieme a noi per questa che noi definiamo una lotta. Non ripercorro tutti i passi perché i consiglieri l'hanno già fatto e in 5 minuti però volevo porre soltanto un paio di questioni. Che sono esattamente queste. Noi pensiamo che questo sia un caso esemplare, cioè nel senso nel momento in cui passa la logica che si possa mettere un'antenna vicino a un asilo nido in cui ci sono dei bambini che non possono decidere come noi di prendere un telefono, ma perché non hanno ancora la maggiore età per decidere se vogliono esporsi o meno a delle radiazioni, ecco, nel momento in cui passa una volta questa filosofia, noi avremo antenne messe vicino a tutti i luoghi sensibili, perché si sa come funziona in Italia. Una volta dato un precedente, si va avanti. Quindi noi abbiamo avuto coraggio e continueremo a avere coraggio. Io come Presidente del Comitato di Quartiere ho presentato un esposto di denuncia alla Procura della Repubblica, chiedendo che venga anche indagato su eventuali omissioni penali. So che anche Sferrazza l'ha fatto. E non abbiamo intenzione di fermarci qui se non riusciamo a ottenere questa sospensione. Quantomeno sospensione ora e rimozione dopo aver reiettato la licenza di fatto concessa dal Dipartimento. Ecco, dicevo prima ringraziavo il Consiglio, ringrazio un po' meno il Dipartimento del Comune, che devo dire ha gestito questa pratica in maniera un pochino, diciamo, superficiale, diciamo questo, creando, diciamo, i presupposti che potessero poi favorire l'accensione di questa antenna. Noi abbiamo fatto anche richiesta di accesso agli atti all'ARPA, siamo in attesa che ce li diano, comprensivi delle misurazioni che dimostrano che l'antenna è in funzione in questo momento. Ora, quindi, ci aspettiamo, vedete, ci sono anche i bambini qua, loro non possono decidere, siamo noi che dobbiamo tutelarli. Quindi noi ci aspettiamo che, così come abbiamo avuto coraggio noi, abbiamo messo la nostra faccia, il nostro nome in questa battaglia, abbia anche coraggio non solo questo Consiglio, ma anche il Presidente o la Vicepresidente, o il Vicepresidente, scusate, che possa firmare questa delibera, istanza, un provvedimento di sospensione provvisoria, e che abbia coraggio, altrettanto coraggio, il commissario prefetto Trunca, che possa intervenire sugli uffici perché si vada alla reiezione completa. Io non vorrei che poi alla fine ci troviamo con i bambini che protestano di fronte all'asilo e veramente magari in quel caso con qualche problema di ordine pubblico, un po' di battaggio di stampa, di televisione e cose di questo tipo, perché, come dicevo, noi non abbiamo nessuna intenzione di interrompere l'azione. Dopodiché mi auguro che ovviamente questo Consiglio voti all'unanimità questa cosa, perché non è nemmeno un problema politico, è un problema, diciamo, proprio di buonsenso, la risoluzione che deve essere presentata, ma che non soltanto la voti, ma poi continui a seguirla in maniera che venga attuata, perché è quello che ci interessa, l'attuazione, non soltanto un pezzo di carta, a noi ci interessa il risultato. Grazie a tutti e chiedo scusa per... Grazie a lei. Allora, riapriamo il Consiglio e passiamo alla dichiarazione di voto, ripeto, dichiarazione di voto e non interventi. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora... velocissimo, no, guardi, veramente. Consigliere Stelitano per il PD, prego. No, se lei, Presidente, io per l'affetto che ho per lei, se lei vuole. Di voto, solo un diritto. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Allora, scusate, per cortesia. Ci sono io, certo. Consigliere Stelitano per il PD, prego. Oddio mio. Allora, nel ringraziare di nuovo il Presidente e tutti quelli che hanno lavorato, io mi sono un po' infilato per seguire il mio quartiere che voglio bene, e perciò
ringrazio tutti coloro che non vivono nel mio quartiere che voteranno questa mozione e il comitato di quartiere che ha lavorato questo. Perciò il Partito Democratico, Presidente, voterà favorevolmente, almeno spero, non so se qualcuno... Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Valdaca, lista civica, prego. Grazie Presidente, abbiamo partecipato ai lavori in commissione su quest'atto e che condividiamo in pieno e anche questo si inserisce nella linea di quanto dicevamo prima, cioè ancora una volta dimostrare se vogliamo essere deboli con i forti e forti con i deboli o se ogni tanto ai forti vogliamo tentare di contrapporci con altrettanto forza. Consigliere Stelitano, io però gradirei anche il suo ascolto. Per cortesia, su. Interessatissimo allora, alla situazione. Scusate, scusate, per favore. Per cortesia, quindi, prego, consigliere Laddaga. Quindi voteremo favorevolmente a quest'atto condividendo tutto l'iter che ha portato alla sua approvazione in commissione con le discussioni fatte e con l'apporto degli uffici e dei comitati che ovviamente sono direttamente interessati a questa situazione. Grazie. Grazie a lei. Altra dichiarazione di voto? Giuliano. Consigliere Giuliano, prego. Velocissimo stavolta, la buggero. Grazie. Faccio velocissimo. Allora, io invece di dire sempre le stesse cose, ricorderei a quest'Aula, oltre che è un problema territoriale, ricorderei a quest'Aula di seguire attentamente la procedura e ricordarci che siamo stato il primo municipio a fare questo tipo di delibera, questo tipo di argomento. Per cui se quello che oggi Roma governa, l'ordinamento che governa Roma per quanto riguarda le antenne è merito nostro, ok? E non possiamo permetterci che qualcuno non rispetti, proprio a casa nostra non rispetti le regole. Quindi Fratelli d'Italia è d'accordo completamente in questo. Grazie. Consigliere Matrona, la prego. Che noi siamo d'accordo. Sperando che la Presidente torni in tempo però, perché se torna fra un mese, questa partirà fra un mese, quindi ci sarebbero grossi problemi. Mi auguro che il Vicepresidente, enormi problemi, mi auguro che il nostro Vicepresidente Morgia si assuma tutte le responsabilità affinché questa risoluzione venga trasmessa o prenda tutte le iniziative possibili e impossibili per evocare questo atto, perché... Se qua mi dicono, c'è un pezzetto che è saltato, piccoletto, in data 11 novembre l'ARPA ha effettuato le misurazioni richieste sull'impianto attivo e funzionante. Allora, secondo me, se non ci sono le misure, se non ci sono tutti gli elementi per far funzionare quell'antenna, l'ARPA non concederà mai l'autorizzazione ad accendere l'antenna. Se viene accesa, viene accesa impropriamente, altrimenti se è accesa, perché è accesa, significa che l'ARPA non ha ritenuto che ci sono grossi pericoli. Questo è successo con Via Gentile, perché l'ARPA hanno provato a sanare, risanare in corso d'opera tutte le cose, poi fino all'ultimo siamo arrivati al Consiglio di Stato. Pertanto, vogliamo sapere soltanto questo, se l'antenna funziona, significa che l'ARPA ha dato l'ok, perché è l'ARPA che deve fargli girare l'interruttore, altrimenti no. Comunque ribadisco, mi auguro che il nostro vicepresidente, nonché assessore ai lavori pubblici, Franco Francesco Morgia, si attivi come presidente facente funzioni affinché faccia partire questa risoluzione prima di Natale. La vedo male, perché non credo che, come ha detto il consigliere Stelitano, a mano trema quando ti fanno ordinare. Quindi la dichiarazione di voto? Ha detto che sono favorevole. Grazie. Allora, consigliere Lozzi, prego. Allora, noi siamo favorevoli all'atto, ora ho scoperto perché siamo riusciti ad inserire senza grandi problemi il provvedimento ordinatorio della Presidente, perché si sapeva che partiva, ma perché mi era parso strano che non ci fossero state grosse opposizioni e invece ora ho scoperto perché. Speriamo che anche il Dipartimento non vada in Argentina, se no siamo fritti. Comunque noi siamo favorevoli. Altre dichiarazioni? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ovviamente vota favorevolmente
sperando che comunque è vero che c'è un'esperienza quasi giurisprudenziale in questo municipio rispetto al tema che abbiamo parlato oggi, ma è il caso anche che l'inversione di rotta non ci sia soltanto dal punto di vista dei gestori che legittimamente o meno intervengono sul tema, ma anche un cambio di rotta culturale e amministrativo della nostra amministrazione, perché purtroppo le responsabilità in capo al Dipartimento in questo senso sono troppo grosse, ed è opportuno che cambi il punto di vista amministrativo del procedimento. Ovviamente le responsabilità politiche che chiediamo con l'atto, insomma, se non le fa la Presidente, insomma, c'è il Vicepresidente, per cui non penso che sia da imputare il fatto su chi è presente o meno, ma è la responsabilità di una giunta, non di un singolo. Detto ciò, il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà vota a favore. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Per favore. Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi l'atto è approvato con 18 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto.